alta la presenza di aziende friulane in Norvegia. Un drone realizzato dalla ditta Saipem di Trieste ispezionerà i mari della Norvegia. Due dispositivi teleguidati si immergeranno fino ad un massimo di 3.000 metri di profondità. Si tratta di un contratto di 40 milioni di euro per la Saipem, che si è aggiudicata tramite gara e che avrà la durata di 10 anni. I droni sono dotati di intelligenza artificiale e potranno restare immersi sul fondo marino per la durata di un anno senza mai tornare in superficie. Verranno utilizzati all'occorrenza per manutenzioni e controllo degli impianti oil and gas. In contemporanea, la ditta Rizzani Dekker annuncia la realizzazione sul lago di Mjøsa, in Norvegia, del ponte di legno più lungo al mondo. La joint venture Rizzani Dekker e BESIX, con sede a Bruxelles, progetterà e costruirà questa imponente infrastruttura perfettamente integrata nel paesaggio, con l'obiettivo di utilizzare materiali ecosostenibili come il legno e limitare le emissioni dei gas serra. È tutto da Udine, Sabrina Ciccotti per Radio Science. Ben ritrovati con questa prima edizione di oggi della rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Leggiamo subito un comunicato che ci è giunto da Gorizia, da Telemare. Arriva la giuria internazionale per il nuovo look della Transalpina, incontro con il sindaco Ziberna e i rappresentanti di Nova Gorica e GECT. Primo incontro istituzionale per i membri della giuria internazionale che sta valutando i 56 progetti per la riqualificazione della piazza Transalpina e la ricucitura urbanistica di un'ampia area del confine tra Gorizia e Nova Gorica, da Salcano al piazzale della Casa Rossa. Si tratta di un evento straordinario che, pur con le debite differenze, può essere paragonato alla rielaborazione urbanistica di Potsdamer Platz a Berlino, la piazza simbolo delle riunificazioni delle due parti della città divise dal muro. Il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, alle 8:30, insieme agli amministratori di Nova Gorica e GETCO, darà il benvenuto ai componenti della giuria. Adesso passiamo alle altre notizie. Un candidato ogni 170 elettori è l'ombra dell''Ndrangheta, la Valle d'Aosta torna al voto e c'è pure il condannato in primo grado Rolladin. Per la prima volta in 70 anni la regione autonoma va a elezioni anticipate dopo i terremoti politico-giudiziari degli ultimi 2 anni. In lizza 12 listi con più di 350 aspiranti consiglieri regionali. Si ripresenta anche l'imperatore per 6 volte presidente, nonostante la condanna in primo grado per corruzione e la sospensione da consigliere. 3 giorni prima del voto, prevista la sentenza contro altri 3 politici locali accusati di aver preso voti mafiosi. Fondi Lega ai domiciliari 3 commercialisti vicino al Carroccio coinvolti nella vicenda della Film Commission: Arturo Maria Scilleri, Alberto Di Ruba e Andrea Manzoni, oltre a Fabio Giuseppe Barbarossa, sono accusati a vario titolo di peculato, turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. L'inchiesta parte dalla compravendita gonfiata di un immobile a Cormano nel Milanese. Colleferro, la sorella di Willy, dice: quella notte l'ho chiamato alle 3, il telefono squillava, ma lui non rispondeva. In un'intervista a Repubblica, Milena, 19 anni, ricostruisce quel sabato sera. Quando usciva tornava sempre per le 2:30 al massimo, ma non era nel suo letto e mi sono cominciato ad agitare. Non so neanche io il perché, ha detto. Scuola, sierologico a metà personale, 13.000 positivi. In Veneto 1.120, solo 3 infetti dopo il tampone. In Lombardia 70% degli esami. Il dato sullo screening non tiene conto dei 200.000 tra docenti e non docenti del Lazio, che sta operando in maniera autonoma. La regione più virtuosa risulta essere la Lombardia, con il 70% di test effettuati. Il commissario, dopo gli allarmi dei presidi, torna ad assicurare entro lunedì dispositivi sufficienti per 2 ulteriori settimane di lezione.
Coronavirus Crisanti dice ci sarà crescita dei casi ma situazione gestibile e su De Laurentiis dice stato irresponsabile. Intervenendo ai microfoni di Agorà su Retri, il virologo direttore di microbiologia all'Università di Padova ha fatto il punto della situazione sull'andamento dell'epidemia di coronavirus in Italia, dove i casi sono in lento ma costante aumento. Quanto poi all'ipotesi di un suo futuro in politica, il virologo ha spiegato: ho ricevuto offerte ma le ho declinate. Bene cari amici, con questo è tutto, termina qui questa edizione della prima edizione della rassegna stampa. E studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.